Voglio chiedere a Genchi subito una cosa. Allora, nel caso dell'Utri, come sono state fatte queste indagini? Soprattutto c'erano prove sufficienti, secondo lei, naturalmente, che conosce comunque? Ma guardi, io ho contribuito all'istruzione probatoria. Esatto. Posso dire che sono stati raccolti una serie di elementi, di cui i più importanti non sono né i miei tabulati né le dichiarazioni dei pentiti, ma sono gli interrogatori di Marcello Dell'Utri. Io penso che quello che hanno inchiodato in primo grado, in particolare Marcello Dell'Utri, sono state le sue stesse dichiarazioni. Che sono state valutate dai giudici alla luce di tutta una serie di elementi. In appello il processo ha preso una piega diversa, è stato gestito in maniera diversa, secondo me è gestito male, ha preso una piega di forte politicizzazione con l'introduzione di alcuni collaboratori che sono stati secondo me svalutati, perché alla gestione processuale anche da parte di alcuni soggetti appartenenti alla magistratura è iniziato un cancan mediatico che ha fortemente condizionato i giudici, facendoli entrare in una sorta secondo me di protezione. No, però scusi, dobbiamo essere chiari, secondo lei è giustificato quello che dice Iacoviello, cioè che è un reato ormai di cui non ormai più nessuno riconosce? Guardi, ritengo che vi sia più di un valido motivo affinché la Corte di Cassazione annulli la sentenza dell'Utri. Dunque, Genchi aveva previsto tutto. Genchi, voglio sapere subito una cosa però, perché ha ragione lei, bisogna essere sintetici e chiari soprattutto qui alla Zanzara. Iacoviello ha ragione o no? Che ha rilevato dei vizi in quella sentenza, che indubbiamente ci sono, perché non è una bella sentenza, la sentenza di appello, e l'ha rimandato agli stessi giudici in diversa composizione che dovranno rivalutare una serie di elementi. Allora, sono proprio quegli elementi problematici che sono stati scritti male, se vuole che le dica con chiarezza cosa pensa. Cioè, come scritti male? Chi è che ha scritto? Cioè, sono stati valutati, sì, perché in quel processo di appello ci sono state forze centrifughe e centripete, ci sono state dichiarazioni importanti, tanti, quale quella di Spatuzza. Poi ci sono state dichiarazioni, quale quelle dei Graviano, che non si capiva se erano dei messaggi cifrati o altro. C'è stata poi tutta una gestione mediatica, politica e politico-giudiziaria di quella dichiarazione, di quella sentenza, chi tirava la corda da una parte, chi dall'altra, ovviamente la difesa aveva tutto un interesse a difendersi, che ha fatto venire fuori un giudizio monco, tra l'altro alla vigilia della sentenza, con attacchi anche ai magistrati, con anticipazioni di quello che sarebbe stato l'esito, è scritto pure sui muri che verrà assolto, soprattutto una serie di cose. Lei come faceva a prevedere due giorni prima che... No, guardi, io in quel processo, qualunque... No, adesso, la Cassazione... In quel processo avrei immediatamente chiesto la legittima sospensione. Non c'è mai stato un caso per bloccare immediatamente quel processo e trasferirlo. Però, scusi un attimo, adesso non entriamo nel processo. Voglio dire, lei come faceva l'8 marzo a prevedere che la Cassazione avrebbe emesso quel tipo di giudizio? Perché l'ho letta. È il 9 marzo, quando è stata emessa la sentenza, mi hanno chiesto come facevo. Io ho risposto, se vuole le leggo quello che ho scritto. Il giudizio e la sentenza della Corte d'Appello di Palermo annullata dalla Cassazione ha calpestato la logica e non ha rispettato la legge. Sono stati ignorati elementi di prova fondamentali prospettati dall'accusa e ne sono stati pretermessi altri, superfetati altri ancora. Il giudizio politico su Dell'Utri è una cosa, il giudizio penale è un'altra cosa. Per lei, evidente applicazione della legge. Ho concluso, questa è quella parte che lei mi chiedeva, la più importante. La fictio iuris del concorso esterno in associazione mafiosa non può e non deve servire a coprire gli errori commessi in un giudizio penale. Io ho partecipato. Ma chi ha sbagliato in quel processo? Scusi, chi ha sbagliato? Chi ha sbagliato in quel processo? È la sentenza di appello. È la sentenza di appello che non dà ragione né torto a nessuno e che come tale doveva essere annullata ed è stata annullata. Ha fatto bene la Cassazione ad annullare la decisione. Secondo me sì, ha fatto benissimo. Ma non ha accolto la tesi di Iacoviello, perché se avesse accolto la tesi avrebbe annullato. Avrebbe annullato. Dovuto annullare perché il fatto non costituiva reato nella migliore delle ipotesi. Ma possiamo dire, caro Genchi, che Ingroia ha commesso degli errori che magari il grande Falcone avrebbe... Come ma dire, no, perché Ingroia ha istruito il primo grado, non c'entra niente. L'istruzione di quel processo sicuramente si poteva fare di più e di meglio. No, ma Ingroia come magistrato non ha commesso nessun tipo di errore. Probabilmente le sta commettendo adesso con delle esternazioni che lo delegittimano. Cioè? Io ritengo che un magistrato, quando nell'esercizio delle funzioni inizia a fare delle esternazioni, si autodelegittima per quello che è il suo ruolo. Io ho iniziato a esternare quando sono stato sospeso dalla polizia. In 50 anni della mia vita non avevo mai rilasciato dichiarazioni pubbliche. Scusi un attimo, ma dunque dovrebbe parlare di meno, questa è la sostanza, Ingroia? No, io ritengo
ritengo che un magistrato, giusto che partecipi ai convegni delle associazioni, convegni giuridici, dibattiti, che partecipi a tutti i consessi, però quando assume un ruolo politico per cui può condizionare l'operato giudiziario, io ritengo che abdichi a delle proprie funzioni e prerogative. Cioè ormai fa il politico? Fa politica, diciamo la verità, Genchi. Il magistrato ha diritto di fare politica. Però si deve dimettere. Probabilmente non può accumulare le due funzioni, tanto che quando un magistrato viene eletto va in aspettativa. E dunque, scelga adesso. Dunque fa politica, scelga. Fa politica ormai come un... Se vuole che io lo dica, io ho grande stima di Broia, secondo me è un magistrato bravo. Le posso anche garantire un'altra cosa, mi creda, su questo la prego, credimi sulla parola. Ingroia è un magistrato altamente garantista, non è un forcaiolo. Io ho visto il rigore che ha applicato nelle indagini Ingroia, una persona che ha sempre tenuto conto dei diritti. Però ha commesso degli errori anche su Ciancimino, eccetera, ha commesso degli errori clamorosi, che poi si sono rivelati degli errori, o no? E probabilmente sono delle sopravvalutazioni che sono state condizionate un po' da un cambiamento di ruolo che sta un po' percorrendo forse delle sue delusioni della magistratura. Se Ingroia è deluso della magistratura, forse ha tutte le ragioni per essere. Però ha sopravvalutato Ciancimino perché... Se è deluso della magistratura e vuole cambiare mestiere, ha tutte le ragioni per farlo. Se pensa che si troverà meglio in politica, secondo me si sbaglia. Si salverà dell'Utri, secondo lei, alla fine? Come? Si salverà dell'Utri alla fine, secondo lei? Tanto si è salvato dalla galera per questa congettura di una sentenza che è stata annullata perché concepita e fatta male, insomma si è intanto salvato. Si è salvato. Questi sono effetti, però la giustizia non può tenere conto del fatto che una persona non si debba salvare, la giustizia deve tendere ad avere una sentenza che sia credibile. Ho capito, quando... 19 anni sono passati dall'inizio dell'inchiesta, Genchi. E questo, guardi... Ingroia ha detto che è colpa di Berlusconi qui alla Zanzara. Che siano passati 19 anni è colpa di Berlusconi. Che ha allungato i processi, la durata dei processi. I tempi dei processi in Italia. Mi consenta di dirle che insomma la durata dei processi non si è allungata per colpa di Berlusconi. Sono state fatte tante leggi per favorire le assoluzioni, i proscioglimenti, le archiviazioni, le impunità, le annullamenti di legislazione, la riduzione di pena parte di Berlusconi. Però l'allungamento dei tempi del processo dipende da quella che è l'applicazione delle norme del codice dei diritti della difesa. Secondo lei Dell'Utri è un mafioso? No, io ritengo che Dell'Utri abbia avuto un ruolo importantissimo in una fase storica, non solo per Fini, Invest e Mediaset, per Berlusconi, ma anche per soggetti che hanno avuto a che fare con Cosa Nostra. In che senso? Per Fini, Invest e... No, ha avuto un ruolo cerniera del quale è giusto che si accertasse l'effettiva portata. Però non è stato provato questo ruolo cerniera tra la mafia e Fini, Invest e... Come no? Beh, non è arrivato a sentenza, diciamo. Ma però di fatto, insomma, Vittorio Manco non è che sia stato assunto al collocamento Capito. È arrivato perché gliel'ha portato Dell'Utri. Sì, quello è un fatto, ma non voglio dire nella sentenza. E poi mi vuole dire che Berlusconi probabilmente, se avesse saputo chi era Mangano e quali potevano essere le conseguenze, probabilmente non l'avrebbe assunto. Posso anche essere d'accordo con lei. Cioè, la cosa che voglio capire, Ingroia qui ha affidato la sicurezza non solo della villa, ma della famiglia, dei figli, mangiava con loro, insomma, portava i figli a scuola. Sono fatti che era un chiaro segnale della mafia. Insomma, lì bisogna anche stabilire se la coglionaggine prevale sulla malafede. Scusi un attimo, e cosa prevale secondo lei? Io ritengo che a volte una persona intelligente fa finta di essere fesso per cercare di non pagare il dazio. Senta un attimo, però Ingroia ha detto che la carriera politica di Dell'Utri, l'inizio della carriera politica è coincisa in sostanza è stata iniziata nell'interesse della mafia. Cioè ha iniziato a fare politica per l'interesse della mafia, che Forza Italia è nata per l'interesse della mafia. Io le posso confermare che in quel processo e nelle attività che io ho svolto, sulle quali ho testimoniato, vi sono degli elementi troncanti che dimostrano come autorevoli esponenti di Cosa Nostra, dopo il tracollo della Democrazia Cristiana e a cavallo delle stragi, diciamo, nel periodo che va dal 92 al 93, hanno iniziato a ricercare nuovi esponenti politici e nuove forze politiche. E vabbè, quello. E dunque? E in quel momento la forza emergente, che nasce con grandi prospettive, che si pone ovviamente in una posizione, diciamo, liberale, non certamente forcaiola, non certamente, diciamo, di sinistra, è la Forza Italia con Berlusconi. Quindi io ritengo che le due cose si siano favorite da sole. Ora bisogna accertare giudiziariamente
quale e quante di queste attrazioni di questi due elementi, che sono incontestabili sul piano storico, possa costituire una condotta assimilabile ad una degli illeciti previsti dal codice, illecito è un altro discorso, e quanto non lo siano. D'accordo, perché se un mafioso vota per un politico e il politico non lo sa, non commette il reato, e se lo sa non lo commette. Ho capito. Secondo se il politico scinge la mano, parla al telefono con un mafioso, non commette il reato. Benissimo. Perché il politico fa affari col mafioso, promette finanziamenti, lo aiuta nella sua attività e si avvale magari dell'aiuto del mafioso che va a incendiare la sezione dell'avversario politico, eccetera, allora quella è mafia e quella è reato. Allora, quando abbiamo fatto l'indagine col dottore Pignatone, per dirle, su un altro esponente della Democrazia Cristiana, Franz Gorgone, assessore della Democrazia Cristiana in Sicilia, indagato per concorso esterno all'associazione mafiosa, è andato in carcere, è stato con la misura cautelare, è stato confermato, è stato condannato in primo grado, è stato condannato in secondo grado, è stato condannato in terzo grado. Però scusi Genchi, le volevo chiedere una cosa. Quindi non è vero che il concorso esterno all'associazione mafiosa non esiste. No, ci sono indagini e processi fatti in un certo fatti modo, bene, ci sono indagini e processi fatti in modo diverso. Allora le voglio chiedere una cosa, però il punto rimane un altro. Secondo lei, a parte gli interessi comuni, lei diceva il partito garantista, eccetera, eccetera, è vero o no, come dice Ingroia, che l'attività politica di Dell'Utri e l'inizio di Forza Italia sono avvenuti per l'interesse della mafia? Cioè, è come se avesse detto Ingroia, anche se non l'ha detto esplicitamente, Forza Italia è nata by Dell'Utri, grazie a Dell'Utri, per l'interesse della mafia, perché la mafia aveva un interesse. Lei ci crede a questa cosa o no? Beh, c'è un dato di fatto. La prima riunione fondativa di quella che si chiamava Associazione Nazionale Forza Italia, che poi diventa Partito Forza Italia, viene tenuta a Palermo, all'Hotel San Paolo, allora? Quando ancora l'Hotel San Paolo era stato creato e realizzato da Graviano, e viene tenuta in un luogo ben preciso. La prima sezione di Forza Italia si apre a Brancaccio e la seconda si apre a Misilmeri. E la apre un tale Lalia che utilizzava il telefono che poi è stato utilizzato da Benigno, che è stato condannato all'ergastolo per la strage di Firenze. Dunque lei dice Forza Italia è stata creata poi bisogna vedere quanto di questi fatti fosse nella consapevolezza, nella volontà, nella concorsualità di Dell'Utri, di Berlusconi, secondo che lei, secondo lei avrebbero preso a pedate, e quanto non lo erano. Secondo lei erano nella consapevolezza o no? Io ritengo che dall'idea che mi sono fatto, che essere una lontana consapevolezza, in certi casi probabilmente un po' più che lontana, insomma, ecco. Però il tutto deve essere accertato in giudizio, perché la mia opinione vale meno di zero. Senta, un ultimo... Però il problema è questo, che se le indagini e i processi si fanno con lo scopo di ottenere vittorie politiche e elettorali, allora i processi vanno sicuramente a mare e magari si coroneranno le carriere politiche di chi utilizza le indagini per altre finalità. Per esempio è successo ad Ingroia di aver fatto errori di questo tipo? Non mi pare, perché Ingroia ancora non si è candidato. Di essersi candidato. Magari... Di avere, per esempio, lei quando dice ha sopravvalutato il ruolo di Ciancimino. È uno dei magistrati più bravi che io ho conosciuto. Però lei dice ha sopravvalutato il ruolo di Ciancimino perché evidentemente ha in testa altre cose. Aveva in testa questo. Io ritengo che su Ciancimino abbiano preso una deriva, ma guardi che io l'ho detto in tempi non sospetti anche questo. C'è David Parenzo che lo può confermare. Sì. Quando ho parlato di. Ma Ingroia si vuole. Non sono un ciancimino. No. Ingroia si vuole candidare, secondo lei? Guardi, Ingroia è liberissimo di candidare. No, secondo lei si vuole candidare? Intelligente, onesta, quindi se si vuole candidare si candidi pure. Però secondo me lo dovrebbe dire. Ma ormai voglio dire, è abbastanza chiaro o no? Da quello che si vede, da quello che dice, da quello che fa o no? Guardi, io ritengo che sia un'aspirazione naturale, normale, legittima di una persona onesta che ha tutte le carte. E dunque lo vuole fare? Per dare un contributo al paese, però secondo me lo deve dire. Ecco, questo è il punto. Quello che io mi permetto di contestare a Ingroia lo deve dire, probabilmente cambiare magari funzione, andare al civile, fare un'altra attività che non possa incidere con quelle che sono scelte importanti che poi incidono sul piano politico e sul piano giudiziario, perché così rischia di delegittimare un'istituzione che io ritengo un po' più importante della politica, che è la magistratura. Senta, le posso assicurare, è fatta da un 99% di magistrati che sono delle persone per bene, delle persone serie, che lavorano la mattina e la sera, che lavorano il sabato e la domenica per scriversi le sentenze civili, penali, per farsi le ricerche giurisprudenziali, per cercare di commettere il meno errori possibili quando condannano, quando assolvono, che se ne vanno la mattina in ufficio e che non vanno manco a pranzo e che arrivano il pomeriggio alle 6, alle 7 avendo mangiato un tramezzino. E fra questi, mi consente di dirle, c'è anche mia moglie, che non so come fanno quelli a scrivere le mailing list, a partecipare ai convegni, a rilasciare interviste, a girare l'Italia, eccetera. Io ritengo che sia incompatibile per un magistrato che fa bene e appieno il proprio lavoro avere questa possibilità fisica, mi spiego? Ingroia lo fa però. Eh,
se lo fa probabilmente viene meno a un qualcosa che dovrebbe fare, che è la sua funzione, che lui sa fare benissimo. La ringrazio. Lo dico col grande affetto, c'è cioè sì, il problema sì. Che dovrebbe decidere cosa fare, questo è il punto.